Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo con le cacce qui su Final Fantasy XVI. La volta scorsa abbiamo battuto la chimera. Ora invece è il turno di un goblin, addirittura Gobermuk. Gobermuk sembra essere. Più di una volta ormai nel villaggio abbandonato di Eistla è stato avvistato un goblin errante, presumibilmente attratto dalle scorte lasciate dagli abitanti partiti per Reverie. Sebbene questi non faranno ritorno, quando sarà tutto finito dovremo reimpossessarci del villaggio. Propongo di porre fine ora alle sofferenze del goblin prima che distrugga le abitazioni in cerca di sostentamento. Quindi qua abbiamo una locazione proprio precisa. Quindi Eistla. A Cinerea, quindi da qui. Allora, qui abbiamo proprio... Eccoci qua, Eistla, ma... Esatto, siamo proprio qua. E allora sarà probabilmente qui. Perché qui siamo proprio col teleport vero e proprio, quindi... Posso anche evitare di tagliare qui e posso direttamente portarvi dal nostro nemico, che credo sia in quella zona, perché quella zona rappresenta... Vedete, questa zona rappresenta, a mio avviso, una buona zona per un combattimento, per un ricercato. Vediamo se effettivamente è così. Se no, dovremmo tagliare e poi cercare con calma. Però sì, eccolo, mi sa che è lui. Sì, 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 esatto. Molto semplici quando si scopre il meccanismo delle cacce, effettivamente. Beh, tu sei grado A, quindi non dovresti dare grossi problemi. Tra l'altro non ha neanche la barra del break, cioè è come se fosse un nemico normale. Credo che effettivamente lui possa evocare minion. Aia. Madonna, è volato. Tanto non ha barra del break, quindi possiamo attaccarlo direttamente con tutta la nostra potenza di fuoco. Vedete la combinazione Bahamut Odino non è male. Non è affatto male. Perfetto. Easy. Non neanche troppo complesso. Corno da battaglia primitivo, anche questo utilizzato per la creazione. Il okay. Tuo viaggio finisce qui. A posto. Un bel appettato a Torgal che... Cosa farei senza di te? Che ci sta. E noi ci becchiamo alla prossima.